Del nostro sesso. Ah sì, ovviamente, diciamo la punta di diamante, se vogliamo, della Sempravanti maschile, Riccardo Cumani, detto il Cobra, ecco, nome d'arte. E Riccardo Cumani ha vinto il titolo italiano professionisti lo scorso 24 novembre qua a Bologna e questo gli darà la chance, diciamo, per sfidare il campione europeo ad aprile, sempre qua a Bologna. Riccardo, vieni qui per favore, scusa, eh. Allora, tu hai fatto il pugilato. Io ho fatto un po' di pugilato. E poi improvvisamente hai deciso che coi piedi era meglio. Sì, calcolando che il mio fisico mi permette più esplosività, più potenza sulle gambe. Che cosa ci vuole? Agilità? Ma si può colpire dovunque? Ci sono delle regole, però diciamo che è molto meno limitata la boxe olandese. Perché il Cobra? Il Cobra per l'esplosività dei miei colpi. Perché sei addosso? Sei lì che mordi. Anche, sono sempre lì in agguato. Allora, obiettivi per il 2003? Obiettivi, abbiamo il titolo europeo, sicuramente ad aprile, che sarà un bel trampolino di lancio per un possibile... E queste ragazze, una battuta da un maschio, come le vediamo? Le ragazze molto forti. Si può allenare uomo o donna? Sì. Si può? Sì, non ci vuole... Allora, Elga, adesso sei tu che sceglierai l'avversario. Adesso sì, ci sarà una scelta. Perché non ci sono tantissimi avversari di alto livello, questo ci penserà il mio maestro, che sarà sempre, sì, fa la scelta giusta. Allora, anche la Sempravanti con la box, venga qui presidente, che lei pende da una parte. Tu vuoi venire davanti da me che mi vedono lo stesso, vieni voi qui. Cosa diciamo? Anche te che mi vedono lo stesso, il Cobra che è molto alto invece, lo lasciamo da solo, Cobra. Allora, sei contento? Basta. Sì, perché sono tutti figli miei, tutti figli della Sempravanti. Va bene. Non c'è distinzione, pugilato, kickbox, sono i nostri. Ragazzi, vogliateli bene, perché sono 52 anni che lo sopportiamo, ma ne vogliamo altri 50. Complimenti e buon 2003, Presidente. Grazie, Nando, grazie. Continuiamo la chiacchierata prenatalizia.